Ciao a tutti, io sono Barbara. E io sono Lara. E io sono Brillina. E questa è Timida. E io sono Brillolina. E Brillolina è timida, non si gira mai. Ma ti vergogni? Sì. Dai, se non fa niente. Ragazze, oggi sono stata al Romix. Veramente ci sei stata anche gli altri giorni, Lollina. È vero. E chissà oggi quanti bambini verranno a trovarci ancora. E chissà, ragazzi, questo video è per ringraziarvi 100 milioni di volte dell'affetto che ci sta, di quello che, che sta succedendo a Romix è qualcosa di meraviglioso. E visto che appunto mi avete portato un sacco di letterine, un sacco di cose, voglio farvele vedere subito. Quelle che avete, queste sono state consegnate nel giorno di venerdì e di giovedì. E voglio farvele vedere subito perché poi sennò si accumuleranno tantissime altre e non avrete, ci metterò un sacco di tempo, quindi visto che sono già, ho circa 140 letterine da leggere e voi dovete avere pazienza perché il Romix mi ha portato veramente via l'esistenza, quelle di questi due giorni le leggiamo adesso, così intanto già le vedete. Allora, una cosa molto molto importante, adesso Rocker vi dà una notizia importantissima, mi raccomando, io devo risolvere assolutamente un grosso problema. Vai Rocker. È notizia straordinaria. In fiera si è perso un pet. Qualcuno ha acquistato un pet serie 3, Wave 2, questo qui, Baby Dog. Ma il pet è scivolato fuori dalla bustina ed è rimasto sul banco. Per fortuna è stato ritrovato, ma deve tornare assolutamente dalla sua padroncina. Barbara non si ricorda chi l'ha dato. Ma e quindi, per favore, se guardi questo video e possiedi la pallina e ovviamente la bustina di questo pet, contattaci scrivendo in Facebook di Barbara D'Alessandro oppure scrivendo su Instagram a Babuit, così Barbara potrà rispedirti il pet qualunque, in qualunque paese tu sia, ok? Mi raccomando, non ti preoccupare perché risolveremo questa cosa, mi raccomando. Capite? Mi raccomando, io devo trovare chi ha comprato questo pet. Da quello che io mi ricordo, perché ho visto troppa gente, potrebbe essere una persona che ha fatto la foto e ha telefonato per quale modello scegliere. Mi pare che fosse stata lei. Quindi, quando consegnerà questa pallina la troverà vuota con tutti gli accessori, ma non col pet. Non vi preoccupate, contattatemi e io spedirò questo pet in tempi rapidi. Mi raccomando, voglio trovare questa padroncina, lo conserverò per sempre finché non si troverà questa. Per cortesia, mi scriva soltanto, mi contatti soltanto chi oggi ha comprato il pet nel mio stand al Romix. Non scherziamo su questa cosa, quindi non mi dite non è mio, è mio, era di mia sorella, di mia cugina, eccetera eccetera. Aiutatemi a cercare la persona vera, mettetevi nei suoi panni e aiutatemi a trovarla. Grazie, continua il video. E voglio far cominciare con questo. Te l'ho portato io. Grazie Brillolina, questo qui è il pacchetto, queste cose ce l'ha portate Benedetta, cioè un altro poster che sta in stand, l'ho appeso perché è gigante, c'ha un miliardo di lollettine eccetera. Ci ho portato questo cartellone e quest'altro. Se sentite che ho la voce un po' diversa è perché ho parlato tutto il giorno, sono devastata dalla stanchezza, non ce la faccio con la mia. Che carino. Poi qui c'è una busta piena di cose. Allora, bellissima. In questa busta ci sono vari strati, guarda, allora c'è questa bustina qui. Io molte di queste cose le ho guardate, molte non le ho guardate per avere la sorpresa e perché volevo vedere la reazione di Lara, perché per alcune cose Lara rimarrà senza fiato. Allora, questo è... Io non potevo venire perché stavo a scuola, ovviamente. Sì, Lara fa due giorni di fiera, sabato e domenica, ma giovedì e venerdì no. Allora, guardate che carina, questa l'ha fatto Asia, mi ha indicato tutte quante le sue lollipop. Poi guardate che carino! Questa Winx, questo fiocchettino bellissimo, questo fiorellino di Fimo e quest'altro. Guarda, tra l'altro c'è una cosa che adesso vi dico perché non l'ho portata, è in stand. Abbiamo fatto due, prima era uno, ora sono diventati due, devo portare gli altri, album che tutti quanti hanno firmato, quindi è pieno di saluti, cuoricini, letterine fatte al momento e vi devo veramente tanto tanto ringraziare. Questa qui... il nome ha detto che c'era dentro, che io gli ho chiesto se c'è il nome. Allora, per Barbara e Lara. Guarda un po'. Io apro il mio? Sì, aprilo. Allora, questa è Romana, 8 anni, vi seguo nel vostro primo video, se le mie youtubers preferite, c'è Dusk e Lollina, tecnicamente. No, che carina, una paperetta!
scaletta. Per me. Sì, facciamo fare tipo la papera, come la papera che abbiamo, quella di Playmobil. E qui che per me c'è un barcellettino con Sven, un altro Sven. La metto qui. Che bello. La metto qui la paperina. Sì, è stupenda quella paperina, molto è carina, grazie. Allora, poi, guarda che c'è qua. Poi c'è questa qui, che è di Arianna. Ho fatto un sacco di foto con tutte voi, sono felicissima. E vi seguo da quando avete aperto l'ollina. Guardate ragazzi, siete veramente fantastiche. E poi c'è questo disegno e c'è Dino. Dino ormai è una superstar. Dino Piro. Quindi benvenuti nel mio canale YouTube. No, è il mio, cioè Dino sta prendendosi il sopravvento. Poi, infatti, vediamo la, Dino, vediamo Dino, la prima reazione di Lara a una cosa che vedrete, Allora, ho nascosto la cosa sotto questo. Lara, togli questo foglio, vediamo che cosa dici. È svenuta. Allora, ci sono state delle bambine fantastiche che siccome, visto che Lara nelle uova delle LOL ha trovato le famigerate matite nel tubo e non ha trovato né gli adesivi né altro, le hanno portato gli adesivi. Sei contenta? Sì. Sta facendo la ruota in cameretta. Sì, sta saltando come cake. Poi questo qui era attaccato al poster di Benedetta. E guarda che cos'è. Io queste cose me le creavo in casa. Vi dico solo che Lara, siccome non aveva trovato questo che voleva tanto, se l'era creato da sola, si era presa si era fatta con la carta il blocchetto delle LOL. Questo guardate, ecco, così vedete, quando vedete, ecco, lo voleva fare lei. L'ho disegnato e io ho disegnato questa, esatto. Queen Pigeon. Sono qui ci sono gli adesivi per vestire, guarda, cioè, che carino. I cerchietti, collina, ovviamente. Quindi veramente grazie. Alice. Andiamo avanti. Allora c'è, aspetta, questo. Io mi sono messo degli adesivi, ma mi si è staccato. Aspettate un attimo, vediamo se ce la faccio a capire di chi era. No, mi si è staccato l'adesivetto. Adesso lo troverò. Ma è bellissimo, non puoi capire quanto è carino. Guarda, due matitine stupende. E questo ha le caramelline. Schiaccia. È bellissimo. Ah, ci vuole un po' di caldo. Un po' di fresco. Ah. Adesso troverò il nome perché me lo sono perso dentro il pacchettino. Adesso. Poi, ragazzi, scarto tutto così alla rinfusa. Questo me lo sono scritto Virginia. Allora. Ecco qui anche questa Virginia di 11 anni che ci segue da poco, però è molto molto affezionata. E guardate ragazzi, non me l'aspettavo, non mi riesco ancora a rendere conto di quello che sta accadendo, perché anche sa che abbaglia, perché anche lui non si rende conto di quello che sta accadendo. E veramente è tantissimo, quello che fate è pazzesco. Guarda, tipi Tim, è stupendo. Il ciondolo, guarda, tipi Tim. Guarda, il cuscinetto per la casetta delle LOL. Questo è per Dino. E poi c'è uno snowboard. E Lara, guarda un po', guarda gli adesivi. C'è l'ollina. Sempre perché Lara non l'ha trovati, ti hanno mandato gli adesivi. Sei contento, Dino? Mio figlio, vieni da quanti figli. Tanti. Dino è così. E poi guarda che cosa meravigliosa, Lara, guarda questo fiore. Questa rosa. Questi petali, sai che cosa sono? Del tuo luogo? Sono di sapone. Tu se stacchi, non lo staccare adesso perché mi piace troppo, se tu stacchi un petalo e lo bagni sotto l'acqua, ti strofini le mani, diventa sapone, si scioglie e diventa sapone. Wow. Però non la voglio rovinare, la voglio mettere qui. Allora, andiamo a vedere che altro c'è. Allora, questo è il rotolino che mi sa che è di Ilaria. Vediamo un po' se ho azzeccato. No, c'è scritto Beatrice. Che ho fatto? Allora, una figata. L'amica si chiama Ilaria. Questa è Beatrice. Guardate che bella questa licetta qui. E poi ho fatto questo. E anche lollina. Le favole con il Chuck di Cinecittà. Tutte le lolline, eccetera. Non riusciamo a farti salutare da tutti quanti, ma hai visto la lollina vera. Quindi oggi c'è la lollina in fiera. Era contentissima di vedere le bimbe, contente di vederla. Pacchettino di Licia, vedete, io metto i prezzi con i nomi delle bambine perché sennò talmente si ammucchiano le cose che poi mi perdo i nomi e faccio dei disastri. Licia, guarda un po' che ti ho mandato, guarda quanto è piena di cosine questa letterina. Oddio, quante un braccialetto bellissimo, un cagnolino, che carino. Guarda la locca,
dei Charmfitz, il profumino, un cagnolino, uno short un pantaloncino delle LOL, il telefonino, una paperina bellissima. Adesso, da che non avevamo papere, adesso ne avremo un sacco. Le figurine di Oceania, ecco, lo metto qui. Guarda che belle. E poi c'è la letterina, questa collanina è bellissima, oppure può essere un braccialetto. E questa è la letterina. Barbara, la voglio benissimo, se lo date lì cellulina picatara potete fare la bella bestia, bellissima. Mi hai disegnato molto ufficio. Ed è venuto anche a trovarci e finalmente ho avuto l'onore, perché ero felicissima. Un bambino di Spoleto che si chiama Alessandro, che ha un livello di creatività, sì, te lo ricordi Lara? Ci aveva fatto guarda che ti ha fatto Alice con le pisla. E questa è? Silvia! Subito, io l'avevo vista così, non l'avevo riconosciuta, invece poi me l'ha detto lui, l'ho messa ed è Silvia. E poi il mio Pokémon preferito insieme a Pikachu. Questa l'ha fatta lui, guarda. Che LOL. No, è qualcosa di fantastico. Ho conosciuto anche la sua mamma ed è meravigliosa. C'è un tatuaggino. E guarda che c'è, questi sono per Lele. Adesso chiamiamo Lele e facciamogli una sorpresa. Lele! Lele, guarda un attimo che c'è qua. Pronto? Cosa? Tac. Che sono? Golden e Gloom, bellissimi, grazie! Grazie Alessandro, veramente è stato un piacere enorme conoscerti. Ti devo un favore, grazie! E con Alessandro ho fatto anche uno scambio. Come voi sapete, allora, ho portato delle LOL in fiera, ma le ho portate aperte, perché appunto volevo fare degli scambi. Alcune sono state vendute a chi non aveva la LOL in cambio, mentre invece con alcuni ho potuto fare degli scambi. E quindi da Alessandro ho avuto questa. Ve la faccio vedere, guarda quanto è carina, Lara. Qual è? Guarda chi è. Mi spanchina! Okay. E è stata scambiata con... Si è preso Show Baby, mi pare. La cartina delle confetti proprio. La cartina l'abbiamo scambiata perché non ce l'aveva e quindi ho tenuto questa. E grazie Alessandro, sono felicissima di avere una tua Lilla. E sono felicissima che tu abbia una nostra. Sono proprio contenta di questo scambio. Ah, c'è Serena che ci segue da un sacco di tempo. Guardate che carina questa letterina, gira. E vuole i saluti di tutte queste LOL, ma è stata salutata da Lollina. Quindi vado di corsa perché sono troppe. Poi ci sono questi due pacchettini bellissimi. Sì, apriamo. Allora, io il mio l'ho aperto e guarda che spettacolo. Guarda un po', sono da stirare, sono delle toppine. Bello, Barbara e Emanuele. Queste sono due e questa sono io, carino, vero? Bello. E poi guarda che c'era per me anche. Lara, apri la tua. C'era, okay. Guarda, questa una... Questo portachiavi stupendo con Barbara. E questa bottiglietta con tipo il messaggio della bottiglia, con la sabbietta e un messaggino. Ed è bellissima. Aiuto. Cosa c'è scritto questo messaggino? Lara, ci vuole la forbice perché c'è la scotch. Oh, hai aperto, vediamo invece quelli di Lara. Allora, messaggino in bottone. Che bello, con la sabbietta azzurra. Una paperina. Lara. Una paperina Lara. E qua dei cartoccini. Yeah. E cucchiaino per Alice, per Master. Guardate. E gli ostichetti con le palline, che carini. Che carini. Grazie. No, non ho idea. Siamo state proprio coperte d'affetto. Siete fantastici. Una coroncina. Questa è per Lollina. Lollina. Vediamo che cosa c'è per Lollina. Lollina. Ho paura sempre di tagliare. Ma quanto scotch mettete nei pacchettini? Oh, con le Acqua Beats. Ti piace? Sì. Viola, 9 anni. Guardate che disegno meraviglioso. Guarda un po'. Poi ci ha fatto una cosina per Lollina. Troppo carina. Un copione per Lollina. E queste siamo io e Lara. Ci disegnate sempre così belle. Vi ringraziamo tanto. Siete fantastiche. Grazie. Allora, ti salutiamo tantissimo. Andiamo avanti. E qui c'è la letterina di Noemi, che era piccolina. Allora, che ama il nostro canale. E le favole, eccetera. Allora, io devo dire allora un po' di cose. Qui c'è un altro scatolone. Guardate questo. Questo sarà un pack surprise che devo che ci ha mandato Gaia. Lo devo aprire in un altro video, perché questo video sennò durerà 2,70 ore. Ah, Lara, c'è pure questo. Io l'ho visto perché l'ho aperto, l'ho sbirciato un po', ma lo volevo farti vedere la sorpresa a te. Guarda un po'. Guarda un po', Ni. Carino, visto che colore? È carino! È un po' bello così. Io non l'ho mai trovato così. Questa è una serie nuova. Grazie a tutti. Allora, devo ringraziare tutti i bambini che sono arrivati al Romix, tutti quelli che verranno oggi, tutte le mamme che con pazienza sono partite, sono venuti da Spoleto, da Terni, da Viterbo, da Milano. Una bambina è arrivata da Milano, hanno fatto un weekend a Roma e sono venuti per venire allo stand. Sono troppo troppo contenta, non so come facciamo a meritarci tutto questo. È così, sentite dei rumori perché Lara sta tagliando la scatolina degli adulti.
televisivi. Quindi siamo veramente veramente contenti e mi piace quando appunto c'è un rapporto tra mamme e figli, tra papà e figli, e quando i nostri video, le nostre storie diventano un motivo di chiacchiera in casa, di risate o di insomma socializzazione tra voi. È una cosa bellissima. Allora, vi ricordo, le LOL le abbiamo, ne ho portate un tot giovedì, un tot venerdì, e le sto dividendo nei vari giorni. Sono ogni giorno arrivano finite, eccetera eccetera. Da noi ci sono LOL aperte e LOL chiuse. Le LOL aperte sono in vendita, ma io le tengo aperte perché preferirei fare degli scambi. Sono riuscita a fare già un paio di scambi, poi vi farò vedere anche gli altri e cerchiamo degli scambi ulteriori con quelle che ci mancano. E che altro vi devo dire? Lara ha aperto gli stickers. Sei contenta? Guardali. La gioia di Lara, la gioia di Lara. Gioia. Che cosa meravigliosa. Cerchiamo Lollina. Cerchiamo Lollina. Lollina. Lollina, dove sei? Lollina. Lollina. No, aspetta, dopo 100 metri. Lollina, dove sei? Ma ce n'è sta una sola, quindi la bimba che ti ha dato Lollina, penso si è tolta l'unica che aveva. Ma quante sono? Wow. C'è Pejon. Pensa che roba. Eccola, eccola Lollina. Ragazzi, e allora mi raccomando, ricordate l'annuncio che fa il TG LOL, perché appunto io devo assolutamente trovare la proprietaria di chi ha perso il cagnolino, il pet. Baby dog, e non mi ricordo a chi l'ho data questa pallina, ma mi pare che fosse una persona che aveva telefonato per capire quale doveva comprare. Non so se sto sbagliando perché ho visto troppa gente. Se guardi questo video, contattami, mandami un messaggio su Facebook, su Messenger, su Instagram, Barbara D'Alessandro, Babu It, perché ti devo mandare questo pet a tutti i costi, te lo spedirò ovunque tu sia, quindi mi raccomando, questo cucciolino deve arrivare dalla sua padroncina finale, per forza. Guarda. Quindi vi prego, non posso pensare che ci sia una bambina che è rimasta senza pet, e fate in modo, per favore, chi non è la bambina interessata, la mamma di questa bambina, eccetera, non metta nei commenti non è mio, è mio, oppure non ci provate, perché tanto io chiederò la foto della pallina che ho dato io, quindi la riconosco, ci sono dentro tutte quante le altre cose del pet, quindi per favore, c'è una ricevuta legata, c'era la bustina, quindi ho modo di riconoscere questo chi era il vero proprietario. E detto questo, io non so che altro dirvi se non grazie e un bacio a tutti quanti, e veramente siete un sacco, e vederlo veramente dal vivo, il vostro affetto, è stata una cosa mondiale, pazzesca. Un bacio a tutti quanti, ciao.